Siamo dentro il Camposanto monumentale di Pisa e qui c'è un'antologia di pittura italiana di età medievale e rinascimentale. Buonamico Buffalmacco, Taddeo Gaddi, Benozzo Gozzoli, fino al 400 inoltrato. Come tutti sanno, questo Camposanto monumentale è stato colpito da uno spezzone incendiario durante l'ultima guerra. E noi oggi, pensate un po', 74 anni dopo quell'evento terribile del luglio del 44, sono passati 74 anni da allora, noi oggi abbiamo restituito in parete, collocato in parete, circa 2000 metri quadrati di affreschi staccati, messi in sicurezza, restaurati, ripuliti, affidati a condizioni climatologiche e ambientali di piena sicurezza. Un lavoro che è durato 10 anni. Io sono stato il presidente della commissione scientifica che ha lavorato a questo progetto decennale, che oggi inauguriamo. Naturalmente chi entra qui dentro non deve aspettarsi di trovare gli affreschi restituiti all'antico splendore, come dicono i cattivi giornalisti, perché i segni del fuoco, della distruzione della guerra sono ben evidenti purtroppo. Ci sono affreschi che sono quasi svaniti, non sono che l'ombra dell'ombra di quello che erano. Ma ci sono delle parti però, come quelle qui, che stanno alle mie spalle, gli affreschi del cosiddetto maestro del trionfo della morte, alias Buonamico Buffalmacco, che sono in condizioni conservative abbastanza soddisfacenti e il restauro permette di leggerli al meglio possibile. Questo è il recupero più importante che è stato fatto col nostro lavoro, il trionfo della morte. Una volta si diceva questo è il maestro del trionfo della morte. Oggi gli studi recenti hanno dimostrato che questo maestro del trionfo della morte rispondeva al nome di Buonamico Buffalmacco, un pittore del 300 di cui parla Boccaccio nel suo Decamerone, che è documentato a Pisa e anche a Bologna, oltre che a Firenze, e che può considerarsi un allievo trasgressivo, originale di Giotto. Viene dalla scuola di Giotto, ma ne dà un'interpretazione eccentrica, ultrarealistica, quasi espressionistica. E qui si vede benissimo negli affreschi del trionfo della morte, soprattutto nell'episodio che racconta l'incontro dei tre vivi con i tre morti. Tre cavalieri, bei ragazzi accompagnati da belle donne, cani, servi di vario genere, ben vestiti, ricchi, incontrano la morte e la incontrano sotto forma di tre cadaveri a diversi livelli di decomposizione, corpo gonfio, un corpo mummificato, un corpo ridotto a scheletro. I cavalli scartano, i cani fiutano il terreno, spaventati dall'odore della morte, le donne portano le mani al naso per non sentire il puzzo dei cadaveri. E questo è l'incontro che è la morte. Quale morte poi è la signora di questo mondo, perché il pittore la raffigura mentre sta falciando con la sua enorme falce, la gente che cade ai suoi piedi, la grande falciatrice.